Ciao, sono Giulio Cavallini, ho 26 anni e sono un attore e regista di Torino. Ho deciso di voler fare questo mestiere in realtà molto presto. Avevo le idee piuttosto chiare già verso i 15-16 anni e così ho cominciato a cercare delle scuole, dei modi per poter imparare a fare questo mestiere e ho trovato la scuola Sergio Tofano di Torino, che ho frequentato per 2 anni durante gli studi delle superiori. All'interno di questo corso, che prevedeva 6 ore a settimana, serali, ho scoperto quali erano le realtà più importanti degli studi post maturità in questo campo, e ho anche scoperto che una delle migliori scuole sul territorio nazionale per diventare attori e registi è a Torino ed è la scuola del Teatro Stabile di Torino. Una delle particolarità di queste scuole è che quasi tutte prevedono una classe di 3 anni chiusa, per cui fanno delle selezioni all'inizio dei 3 anni e finite queste selezioni non si può più accedere per 3 anni finché gli studenti non si sono diplomati. Questo significa che c'è un esame di ammissione ogni triennio. Io ebbi fortuna perché capitò lo stesso identico anno in cui ho dato l'esame di maturità, quindi finito l'esame di maturità ho passato un mese estivo a prepararmi e a settembre ho dato la prima selezione per entrare alla scuola del Teatro Stabile. Sono realtà molto complesse, molto difficili, non sono studi universitari, sono considerati studi professionali. La media delle persone che si presentano ad un provino di questo tipo è di circa 500 persone e i posti sono 20. Ci vuole anche un po' di fortuna a essere ammessi. Sono 3 selezioni per la durata quasi di un mese. Alla fine di questo lungo percorso ho avuto l'opportunità di fare questa scuola, sono stato preso, ho fatto 3 anni di formazione che prevede 6 giorni a settimana con obbligo di frequenza dalle 9 del mattino alle 6 di sera tutti i giorni, per un totale di formazione professionale che più o meno è intorno alle 3.000 ore di pratica di palcoscenico, più approfondimenti teorici, eccetera. Terminato questo percorso, ufficialmente si entra nel mondo del lavoro, quindi si cominciano a fare provini e colloqui, a seconda che uno voglia seguire la strada della recitazione oppure quella della regia, per cui principalmente sono provini su provini su provini. Certo è che non consiglierei di fare un percorso di questo tipo a chi non è assolutamente convinto di voler vivere di questo, perché trattandosi di un'arte, può essere presa sotto vari livelli di intensità. Ci sono persone che magari sono semplicemente appassionate, ma non sono sicure di voler sacrificare tutto per poter fare questo nella vita. A queste non lo consiglierei, perché è un percorso durissimo e difficilissimo entrare dentro le scuole e dalle scuole quelli che escono, soltanto poi un terzo circa riesce veramente a fare questo lavoro. Di questo terzo che riesce a fare questo lavoro, un 2-3% diventa famoso. Quindi bisogna allontanarsi subito dall'immagine dell'attore, coi lustrini, dei red carpet, insomma. Quella è una cosa collaterale che potrebbe non capitare neanche mai nell'arco della vita, come potrebbe capitare a qualcuno che non ha mai neanche studiato. È una cosa, diciamo, da escludere. Bisogna chiedersi profondamente se si vuole vivere di teatro e di cinema oppure no. Io avevo le idee molto chiare, quindi non ho avuto dubbi. Non ce li ho neanche adesso, nonostante sia difficile, comunque fare questo mestiere anche con un'ottima formazione. Chi avesse dei dubbi, è meglio che faccia un passo indietro, ecco, se devo essere veramente sincero.